Se prendiamo dimestichezza con l'astrologia, con i pianeti e riusciamo a imparare ad usare anche un programma computerizzato, possiamo andare a osservare i transiti, quindi vedere giorno per giorno dove si trovano i pianeti. Quindi in questo momento, adesso, esiste una fotografia celeste. Se io la prendo e la sovrappongo al mio tema natale, avrò delle informazioni su come sto vivendo in questo momento. È chiaro che se ho Saturno in prima casa, magari non sarà proprio il momento più felice, più espansivo, dove ho voglia di fare tante cose, magari sarà un periodo dove tendo a chiudermi un pochino più in me stessa, magari faccio dei progetti, non ho tanta voglia di viaggiare, piuttosto che quando mi transita Giove in prima casa. Allora mi espando, ho voglia di fare mille progetti, magari ingrasso anche fisicamente, perché comunque i pianeti ci portano un influsso anche proprio a livello fisico, cambiano i gusti, i colori, i gusti, i sapori. Tutte queste cose possono avere un riscontro studiando il momento attuale confrontato con il nostro tema natale. Purché non diventi una dipendenza, quindi non deve diventare a oggi, prima di muovermi devo guardare dove sono i pianeti perché devo sapere cosa fare. No, questo no, assolutamente. Deve essere ancora una volta uno strumento che arricchisce la mia esperienza di vita, quindi uno strumento di conoscenza che mi possa aiutare.